Ad Agrigento bisogna fare i conti anche con i B&B fuori legge abusivi, e ce ne sono tanti. Certamente. È iniziata una vasta attività di indagine voluta fortemente dal signor questore Maurizio Riemma, svolta dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. L'indagine riguarda diversi B&B sul territorio. Attualmente ne abbiamo denunciato all'autorità giudiziaria sui 25 esattamente. Di questi 25, purtroppo abbiamo riscontrato che parecchi erano totalmente sconosciuti allo Stato in senso lato del termine, quindi il Comune, la Provincia e la Questura sconoscevano totalmente l'esistenza di questi B&B. Quindi facciamo chiarezza, noi denunciamo queste persone ai sensi della normativa antiterrorismo del testo unico di leggi pubblica sicurezza, è l'articolo 109 che impone a queste strutture ricettive di comunicare i nominativi delle persone alla Questura tramite un portale che è denominato portale alloggiati web. Quindi le persone si recano in questura, forniscono la scia e la determina sia del comune che della provincia e noi rilasciamo queste usere e password affinché loro possano comunicare grazie a quel link i nominativi delle persone che alloggiano le loro strutture. Ecco, ahimè, purtroppo è un fenomeno abbastanza dilagante. Ci sono diversi B&B che non comunicano ma sono registrati oppure che sono totalmente sconosciuti e noi in pratica giornalmente ne denunciamo almeno uno al giorno. Quindi nei prossimi mesi continueremo su questa attività che, come diceva lei, estenderemo alla provincia di Agrigento. Perfetto, grazie di cuore, alla prossima.